Il problema dei batteri è che contro i batteri in agricoltura non ci sono mezzi chimici efficaci. Il rame è il mezzo chimico normalmente impiegato contro i batteri, ma non è completamente efficace. Inoltre sono già comparsi ceppi di PSA nel mondo resistenti al rame, e questo è lo stesso problema che si riscontra in campo medico, in cui gli antibiotici perdono efficacia perché i batteri sviluppano resistenza agli antibiotici. Quindi la nostra idea era di proporre un progetto in cui potevamo trovare strumenti per bloccare la virulenza batterica più che per uccidere il batterio e quindi sviluppare eventualmente resistenze, cercare dei metodi per inibire la virulenza batterica, e questa è una strategia abbastanza innovativa. Che cosa abbiamo trovato? Allora, per il momento stiamo studiando la comunicazione tra la pianta del kiwi e la PSA, e specificamente abbiamo capito che PSA si rende conto di essere dentro il kiwi, perché la somministrazione di estratti di kiwi al batterio scatena effettivamente una serie di geni di virulenza che non sono accesi normalmente quando il batterio sta nel suolo o in un mezzo che comunque non è il suo ospite. Questo è ancora un po' un lavoro di ricerca di base, quindi stiamo cercando, attraverso la caratterizzazione dei recettori del batterio e attraverso la caratterizzazione dei composti che sono dentro il kiwi, di capire come avviene questa comunicazione. L'idea è quindi quella di bloccare questa comunicazione, impedire che il batterio capisca di trovarsi nel kiwi e quindi non attacchi. Ora, come facciamo? Semplicemente mettiamo il batterio in una piastra a crescere, somministriamo estratto di kiwi, verifichiamo l'attivazione della virulenza e poi abbiamo fatto un lavoro molto ampio di screening, cioè di valutazione sistematica di 500 sostanze naturali, per vedere quali di queste sostanze naturali riescono a impedire la virulenza del batterio sul kiwi. Ecco, qui siamo a buon punto, sono dati naturalmente di ricerca di base, dobbiamo pubblicarli, per il momento non possiamo dare indicazioni operative su questa parte. Però nel frattempo ci siamo sicuramente preoccupati anche dei kiwicoltori, e quindi uno degli obiettivi del progetto era quello di dare anche delle soluzioni a medio termine, per cui ugualmente abbiamo caratterizzato moltissime molecole per la loro attività, questa volta di uccisione, cioè di controllo del batterio, però cercando molecole di origine naturale. Quindi abbiamo identificato dei composti che sono attivi nell'uccidere il batterio, che sono anche dotati di caratteristiche favorevoli dal punto di vista dei costi, perché chiaramente in agricoltura non possiamo proporre farmaci costosi come in ambito umano, e anche proponibili dal punto di vista dell'impatto ambientale, che non abbiano delle conseguenze tossicologiche, dei residui inaccettabili sui frutti. Qui abbiamo delle sostanze che sono abbastanza interessanti, di origine naturale, quindi a questo punto non proporremo l'acquisto della sostanza purificata, ma delle piante, degli estratti vegetali dai quali queste molecole derivano. E quindi l'idea è quella di, adesso stiamo valutando gli estratti delle piante, dei fitocomplessi dai quali queste sostanze derivano. Abbiamo già provato in piastra, abbiamo già provato in serra, stiamo provando in pieno campo su delle parcelle sperimentali con delle repliche biologiche, con delle solidità statistica, insomma, in modo tale da fornire, speriamo entro la fine del progetto, delle indicazioni agli agricoltori.